sono Bernardo Francese e siamo qui col dottore Antonio Mariniello, che ha scritto un libro dedicato al Napoli. Come prima cosa, com'è nata l'idea di scrivere un libro dedicato proprio al Napoli? Allora, l'idea di scrivere un libro dedicato al Napoli è nata dall'input avuto dagli amici che leggono sempre, quasi sempre, i miei commenti sulle partite del Napoli, e siccome in questi commenti spesso torno anche indietro nel tempo facendo dei paragoni con il Napoli dei tempi che furono, quindi hanno detto: perché non scrivi un libro sul Napoli? Perché libri sul Napoli ce ne sono tantissimi, però scritti quasi sempre da giornalisti, da scrittori. Io non sono né giornalista né scrittore, sono un semplice tifoso che ha seguito il Napoli da Napoli Spal del 1965, 5 settembre 1965, giorno in cui ho iniziato a seguire dal vivo il Napoli. A proposito di questo, ci può dire pure com'è cambiata la squadra del Napoli in questi anni, secondo lei? Sente che il calcio riguardo il Napoli è cambiato, nel senso emotivamente, o prova comunque le emozioni come quando era piccolino e diciamo guardava il Napoli per le prime volte? Allora, per quanto mi riguarda, il Napoli mi dà un'emozione che mi fa piangere anche adesso che ho 60 anni, quindi è una cosa che dura da sempre. Come nella prima partita che ho visto dal vivo, piansi perché il Napoli il primo tempo perdeva con la Spal 2-1, quel 5 settembre 1965, ma poi vinse 4-2, nell'intervallo, allora avevo 8 anni, piansi, però adesso riesco a piangere molto più per gioia. Infatti, non ultimo, il gol di Koulibaly che ha segnato a Torino, ci aveva dato l'illusione, ci ha fatto piangere, ma comunque è stato solo un furto a toglierci la soddisfazione dello scudetto, che penso che a breve arriverà per forza. Per quanto riguarda il calcio è cambiato non solo per il Napoli, è cambiato dappertutto. Prima era più un fenomeno, diciamo, dove gli spettatori allo stadio contavano molto. Infatti chi aveva più spettatori aveva più possibilità di ingaggiare i calciatori di un certo livello. Invece adesso conta molto più il marketing internazionale, il merchandising, cioè tutte queste cose, le televisioni, la potenza politica appunto della Juve in Italia e anche di altri club in Europa e nel mondo. Però comunque il gioco del calcio è lo spettacolo più bello che esiste, perché diversamente dagli altri sport, dove gli altri sport tipo pallavolo, pallanuoto, basket, dove la squadra più forte al 90% vince, nel calcio questa percentuale si riduce al 60-65%, perché c'è sempre l'evento imponderabile che può influire sul risultato di una partita, e se la partita è determinante anche sul risultato di un torneo intero. Quindi diciamo che il libro che lei ha scritto è più un libro di cuore, diciamo, emotivo, più che un libro solo della storia del Napoli, più vista da un tifoso col cuore e con le emozioni. Certo, è un libro che più che un libro è una biografia mia intorno al Napoli, perché racconta tante trasferte che ho fatto intorno al Napoli, racconta tanti episodi, tanti aneddoti vissuti in prima persona con calciatori del Napoli, perché ho seguito anche il ritiro quasi sempre. E per esempio un aneddoto particolare, penso che tutti avete visto il film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Se vi ricordate, c'è quando Lello Arena va a Firenze e va dall'amico, lui i primi giorni dorme alla pensione Asso, e quando si mette sulla bici anche, praticamente si paga 7.000 lire. In quella pensione io ho dormito proprio in occasione di una partita Fiorentina-Napoli e si pagava veramente 7.000 lire, cioè, tanto per dire queste cose. Poi abbiamo tanti altri aneddoti con Gianni Improta, che ex calciatore del Napoli, che praticamente una volta andarono in ritiro da Baia Domizia, dove facevano il ritiro prepartita, a Sessa Aurunca, dove andavano a vedere un film il sabato. Siccome non c'era il pullman, guidò la macchina di mio padre, una 128, sto parlando del 1973,
Molto tempo fa, immagino. Sì, molto molto tempo fa, purtroppo. Comunque, dopo il giorno dopo, contro la Fiorentina, in Improta segnò 2 gol. Siccome i calciatori, gli sportivi in genere, ma i calciatori in particolare, sono molto superstiziosi, scaramantici, automaticamente ogni qualvolta veniva lì in ritiro, voleva guidare la 128 con la speranza di segnare 2 gol il giorno successivo. Insomma, ci sono tanti di questi aneddoti, quindi più che una storia è un insieme di emozioni che ha trasmesso il Napoli a me e penso a tutti i veri tifosi. Cosa prova quando va a presentare ai giovani le sue emozioni? Pensa che comunque anche i giovani un giorno, quando saranno adulti, proveranno le stesse emozioni come le prova lei oggi, forti? Allora, innanzitutto io spero che da questo libro si possa trarre insegnamento a seguire lo sport indipendentemente dal risultato, perché gareggiare nello sport è bellissimo, vincere è fantastico secondo me, però già gareggiare è una cosa sensazionale, e siccome il Napoli ha una storia purtroppo non ricca di trofei, anzi abbiamo poche vittorie per vari motivi, noi siamo stati abituati, noi diciamo vecchi tifosi, siamo stati abituati a non vincere molto, però secondo me chi sa perdere poi la vittoria diventa ancora più bella, e quindi da questo libro penso che i giovani devono trarre l'educazione a seguire lo sport indipendentemente dal risultato. È certo che se si vince è più bello per tutti, ma non è determinante né indispensabile.